Tutto, buona giornata. È arrivato il momento della rubrica del martedì, buongiorno in salute, curata come sempre da Maura Tani. Malattie rare, questo è l'argomento di oggi che affrontiamo insieme alla professoressa Maria Domenica Cappellini del Policlinico di Milano. Professoressa, innanzitutto che cosa si intende con questo termine? Si definisce rara una malattia che colpisce non più di 5 soggetti su 10.000. Va detto però che le malattie rare sono molte, si stima che siano tra 6 e 7.000 e colpiscono circa il 3% della popolazione mondiale. Quindi parliamo di milioni di soggetti affetti da malattie rare. Peraltro circa l'80% di queste malattie rare sono ereditarie, genetiche. E colpiscono ovviamente dall'infanzia, quindi interessano i bambini e di conseguenza c'è un coinvolgimento familiare che ha un impatto sociale estremamente importante. Quali sono i problemi che affliggono dunque questi pazienti e come affrontare al meglio la malattia? Proprio perché rare sono poco conosciute, sono malattie multiorgano, complesse. E questo che ha come conseguenza ritardo di diagnosi, errore di diagnosi, ritardo di trattamento, implica molto spesso un senso di abbandono e di isolamento per il paziente. Ovviamente l'approccio è fornire ai pazienti, alle famiglie, percorsi diagnostici terapeutici che li porti alle sedi e agli esperti giusti. Avete un centro che segue parecchie di queste patologie? In fondazione, al Policlinico, abbiamo accreditato 260 malattie rare ed è operativo uno sportello per le malattie rare che è nato circa 3 anni fa in collaborazione e grazie al supporto del Forum della Solidarietà. Questo sportello ha lo scopo di risolvere o comunque di aiutare i pazienti affetti dalla malattia rare nell'affrontare proprio le problematiche di cui sopra. Allora, nella speranza di aver Siamo dato qualche indicazione utile, ringraziamo la professoressa Maria Domenica Cappellini. Noi ci rivediamo martedì prossimo, arrivederci. Il riepilogo delle notizie.